Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su In Tycoon Demo. Allora ragazzi, quest'oggi ci proviamo la demo di questo nuovo gestionale in uscita prossimamente su Steam, in cui dovremmo per l'appunto costruire e gestire una nostra locanda medievale. Sono già usciti in passato giochi di questo tipo, vediamo un attimino come sarà questo. Allora, qua abbiamo la possibilità di attivare o disattivare i disastri, sbloccare tutto, l'oro è limitato e il tutorial. Eviterei lo sblocca tutte, l'oro illimitato, perché vabbè, insomma, non mi sembra il caso di partire subito coi cheat. Diamo il nome alla locanda assolutamente da Artemio, ovviamente, e facciamo gioco. Ho visto che ci sono anche i disastri, quindi può essere interessante questa cosa, può essere molto carina, molto interessante. Anche la grafica sinceramente mi piace, un po' cartunosa. Qua abbiamo una bella zona dove poter ampliare la nostra locanda, potremmo poi mettere anche i letti, quindi non solo un discorso, diciamo, di ristorazione, ma anche un discorso appunto di accoglienza. Allora, qua dobbiamo mettere per l'appunto un tavolo. Io il tavolo, già arrivano i clienti, aspetta un attimo, io il tavolo lo metto qua con le sedie che vengono fuori. Questo si siede al bar, molto carino. Molto carino, e noi stiamo iniziando a servire della bella birrozza, credo sia vino, birra, no, è birra, direi che assolutamente è birra. Allora, assumi cameriera, costruisci la stanza della cucina, posiziona il bancone, va bene. Allora, iniziamo intanto a assumere una cameriera. Perfetto, e adesso vediamo di assumere, cioè assumere, costruire invece la cucina. Allora, così spostiamo le cose, no, io vorrei costruire, clicco lì, ma non c'ho niente qua sotto però. Mi dice richiede il livello 2, quindi devo aspettare per forza di cose. Poi abbiamo le camere da letto, abbiamo il bagno e abbiamo la cantina. Quindi so, un po' di cosettine interessanti ci sono. Ma io tipo se metto un altro tavolino qua lo metterei. Dai, un altro tavolino qua lo mettiamo, così almeno abbiamo più posto, insomma, per le persone. Guarda che figata da... il vino, chi beve birra, questa è molto, molto felice, devo dire. Qua abbiamo la felicità, qua possiamo velocizzare un attimo il tempo, perché comunque dobbiamo arrivare a livello 2, se no non ho le cose sbloccate, perché mi richiede per forza di cose il livello 2, di conseguenza devo aspettare un attimo, Poi dobbiamo mettere il bancone, il calderone, e poi dobbiamo assumere il cuoco, perché ovviamente per adesso serviamo... diciamo solo da bere, poi dovremmo anche ovviamente servire da mangiare. Qua dà anche dei bonus, va bene, ma io posso eventualmente... è che qua non mi dà l'altra sedia, no, perché volevo capire se ne potevo mettere due, ma non mi ci stanno qua, non mi ci stanno, perché sennò poi non c'è il posto per le sedie. Però dai, direi che così va anche bene, anzi questo lo sposterei un zichinin giusto per metterlo in linea con quell'altro, perché come sapete non mi piacciono le cose fuori asse, fuori linea, diciamo così, quindi facciamo questa cosa. Va bene, allora qua vediamo anche gli attributi della locanda, quindi velocità di consumo del cliente, che è un più 10%, va bene. Qua abbiamo un più 15 sulla velocità del movimento dello staff, abbiamo un sacco di roba a livello di grafici e di gestione, per cui dire che questa è un'ottima cosa. No, qua non ho niente, devo per forza arrivare a livello 2, ma ormai ci siamo, perché esperienza 17 su 18 e abbiamo finalmente superato il livello 2 d'Artemio. Ricompense 300 di oro, abbiamo un posto in più per un eventuale personale e il punto di livello. Ok, allora, quindi adesso abbiamo sbloccato per l'appunto la cucina. Ok, io la cucina quasi quasi la metterei qua dietro il bancone, sinceramente, sì, assolutamente sì. Tra l'altro, cosa molto interessante, come del resto avrete sicuramente già notato, è che il gioco già nella sua versione demo ha l'italiano. Finalmente, finalmente ragazzi, un gioco in italiano. Allora, stavo leggendo qua, stavo dicendo un giorno in italiano. Allora, secondo giorno fino al cambio di stagione, quindi abbiamo l'estate, per cui la stagione dà questi bonus ai clienti o allo staff. Quindi possiamo fare giorni di festa, servizio super veloce o vintage utili. Non ne ho la più pallida idea, facciamo giorni di festa.
Sì, farei i giorni di festa, aumenta lo stipendio della cameriera e del cuoco, però io farei i giorni di festa, sinceramente. Proviamoci, ragazzi, proviamoci. Allora, mettiamo un po' più basso il tempo. Qua abbiamo fatto la cucina, quindi dobbiamo mettere un bancone che metterei qua. Metterei ovviamente il calderone e andrei ad assumere per l'appunto Ugo Uoco. Vai, cuoco, vieni. Venga, venga, cuoco, venga. E poi devo fare anche la stanza della taverna. Quindi devo fare una stanza in più. Sì, posso allargarmi con la taverna e direi assolutamente di farlo. In questo modo posso anche mettere decisamente più tavoli. Quindi andiamo a mettere un nuovo tavolo qua. Guarda il cuoco. Cuoco Cannavacciuolo, vai, inizia a cucinare che qua ci abbiamo bisogno di cibo. Non so in quel calderone che cacchio ci sia, perché insomma non è molto bello a vedersi quello che c'è dentro, però insomma è una zuppa di non so bene che cosa. Arriva la cameriera, piglia la zuppa e iniziamo a servire anche cibo, ottima cosa. Noi abbiamo sbloccato qualcos'altro? No, per il momento purtroppo no. Potremmo ingrandire ancora di più volendo la nostra taverna, perché tanto soldi abbiamo 161, quindi ingrandendo ancora di uno spendiamo 100 tra la stanza e il tavolo, quindi io quasi quasi... Quasi quasi mi ingrandirei. La parte qua dietro la lascerei riservata, diciamo, allo staff. Quindi andrei a mettere poi eventualmente, che ne so, magazzino piuttosto che altre cose. Adesso poi vediamo un attimino che cosa mi farà fare. Il tutorial è scomparso, nel senso che, vabbè, ci fa fare giusto le cose iniziali, dopodiché è abbastanza semplice. Ah, ma qua posso, cioè, devo raccogliere io i soldi? Ma sono le mance o... Boh, non lo so, vabbè, comunque l'importante è che ci paghino poi. Poi sti cavoli, l'importante è che ci paghino, chi se ne frega. Poi li raccolgo anch'io i soldi, non è un gran problema. Allora, per adesso ok, non mi fa scegliere, diciamo, ricette particolari. Vediamo se poi sbloccheremo queste cose successivamente, nel senso che al momento il gameplay, come vedete, è molto semplice e intuitivo, anche perché andando a costruire le nuove stanze in automatico me le vado ad arredare, diciamo, con torce e quant'altro. Su questo avrei preferito farlo io, nel senso avrei preferito una personalizzazione un po' più grande per quanto riguarda appunto l'interno della taverna. Non so se si sbloccherà dopo, ma non credo, perché qua comunque vedo, vabbè, queste cose qua non sono incluse nella demo, però qua mi fa mettere più che altro, vabbè, camera da letto, letto e armadio, che però, vabbè, appunto, come detto, non ci sarà nella demo. Però vediamo, vediamo, poi bisognerà capire ovviamente quanto è gestionale il tutto. Io lo sposterei un zichino in più in qua sto tavolo, ecco, perché era un po' troppo attaccato a questi e mi dava un attimo un senso di oppressione. Vediamo un attimo. Allora, perché qua mi dà anche un punto livello, quindi volevo capire dove poterlo sbloccare, ma non ne ho sinceramente idea, perché punti livello 1, e infatti mi dà anche il simboletto in verde che ho effettivamente un punto livello. Non so onestamente dove poterlo impiegare questo livello. Stiamo guadagnando bene. Io quasi quasi metterei anche un altro cameriere, perché un'altra cameriera, perché vedo che alcuni se ne vanno via scontenti, non vorrei che non vengano serviti. Sì, queste comunque sono mance, perché vedo che i soldi vanno su e queste sono cose extra, quindi sono mance che lasciano, vedete, perché pagano in automatico. Quelli che i soldi che vengono lasciati sul tavolo, sul bancone, sono effettivamente cose di mance. Allora, qua possiamo comunque fare anche l'aggiornamento per quanto riguarda la birra. Abbiamo il prezzo del vino, della birra e la durata. Ok, intanto abbiamo passato, penso. Ah no, manca ancora un giorno al cambio di stagione. Ok, frenesia degli sconti. Visita reale, tutti i prezzi più 50%. Sì, io farei questo, ma non ho soldi per fare nulla, quindi non posso fare niente. Quindi non posso fare assolutamente nulla. Potrei convertire i soldi in reputazione, perché per sbloccare queste cose mi servono queste corone, che sarebbero la reputazione. Adesso abbiamo 81, volendo possiamo convertire soldi in reputazione, ma se anche li faccio tutti non ce la faccio a fare nulla, per cui direi che saltiamo assolutamente questa cosa. Ok, termina entro la fine della giornata, va bene.
E questo invece i giorni di festa terminano fra 2 giorni. Ok, sì, quindi è stato giusto mettere una cameriera in più, perché insomma, se no diventava un problema stare dietro a tutti i clienti, visto che siamo in giorni di festa. Poi bisognerà vedere, penso di dover anche ingrandire la cucina, magari la facciamo poi da quel lato lì. Adesso vediamo, vabbè, per adesso aspetto un attimo, perché tanto non ce n'è effettivamente così necessità, così bisogno. Non mi dispiace un gameplay, come detto, un pochino più veloce. Ribadisco, non vedo tantissime cose, nonostante appunto le cose non incluse nella demo. Poi bisognerà vedere se ovviamente nella versione finale ci saranno molte più cose da poter aggiungere e personalizzare un attimino. Allora, intanto abbiamo completato il livello, quindi siamo passati a livello 3, ci ha dato 200 di oro, altri 2 come limite di personale e altri punti livello che, come detto, io non capisco bene a che cosa mi servano, perché non mi pare di poterli impiegare da nessuna parte, almeno. Sinceramente no, non vedo altre cose. Qua ci ha dato anche, tra l'altro, un altro bar, vabbè, ma ce l'abbiamo già. Ah, perché possiamo sbloccare. Ah, ok, abbiamo capito a cosa servono i punti livello. Servono per sbloccare, per l'appunto, le nuove cose. Stavo guardando se mi aveva sbloccato altro. No, quindi io impiegherei i 2 punti livello per sbloccare assolutamente il forno del pane, che andrei a mettere... come farò a ruotarlo il forno del pane? Col tasto destro. E lo mettiamo qua, perfetto. Così almeno abbiamo anche il nostro forno per il pane. Almeno possiamo dare anche delle buone pagnottozze da mangiare. O non è che mi si inchiappettano i soldi se li lascio sui tavoli? Spero di no, spero che non mi fottano le mance, perché insomma... sono sempre soldi, non sono tantissimi, però comunque è sempre qualcosa in più. Perfetto, allora lui sta facendo il pane, possiamo volendo anche aggiornarlo. Quindi va bene, buono che ogni postazione diciamo abbia i suoi aggiornamenti. E questa è sicuramente una cosa figa da avere. Allora, potrei eventualmente allargare ancora un zic la nostra taverna. Dai, facciamolo così, almeno ci sta un altro tavolozzo qua. Perfetto, così almeno abbiamo... insomma, 5 tavoli direi che ci stanno assolutamente. Questi mangiano, bevono. Ammazza, oh, bello pieno, eh. Bello pieno il locale. Inizia a esserci veramente un sacco di gente. Perfetto, allora la stagione sta per cambiare. Entriamo nella stagione delle tempeste, che ci darà meno 30% come movimento dei clienti, e tutti i prezzi saranno aumentati del 17%. Anche questa è una cosa che apprezzo, nel senso il fatto che comunque cambino le stagioni. Infatti vedete qua è assolutamente autunno, inizia a piovere, tutto si è ingiallito. Questo mi piace molto, questa cosa. E anche il fatto che comunque la stagione influenzi i nostri affari, effettivamente è una cosa che apprezzo, perché comunque è un qualcosa di abbastanza realistico, insomma, per chi lavora nella ristorazione. Comunque anche la ristorazione è un lavoro abbastanza stagionale, ovviamente, di conseguenza ci sta assolutamente che in base appunto alla stagione ci siano periodi migliori o peggiori a livello di clientela. Quindi questa è una cosa che assolutamente apprezzo. Mi piacerebbe aggiornare il bar, sinceramente, perché volevo vedere il livello successivo che cosa mi dava in più, se si ingrandiva. Ero curioso di vedere questa cosa, ma mi chiede addirittura 500. Siamo a 400, quindi penso che nella giornata di oggi riusciremo comunque a farlo senza troppi problemi. Siamo già a 4,28, quindi insomma, guadagnare stiamo guadagnando piuttosto bene. Al momento non mi fa modificare i prezzi, nel senso me li dà in automatico. Bisognerà poi vedere se magari appunto andando avanti o nella versione finale ci sarà possibilità anche di modificare, diciamo così, queste cose. Io me la rischierei, l'aggiornamento del bar, ma sì, sti cavoli, tanto ragazzi, è una demo e giustamente siamo qua per provarla. Quindi facciamo l'aggiornamento del bar. No, ok, non è cambiato nulla, ma sono cambiati i prezzi. Ok, quindi aggiornando il bancone, almeno per quanto riguarda quello del bar, da quanto vedo aumentano per l'appunto i prezzi. Ok, quindi va bene. Non so poi invece gli aggiornamenti delle altre postazioni in cosa consistano. Adesso vediamo se riusciamo magari a aggiornare qualcosina in cucina e vediamo un po'
che cosa mi cambia, diciamo. Va bene, allora qua è tutto a posto, qua per il momento non posso sbloccare nulla, ormai stiamo per arrivare a livello 4 e c'erano alcune cose come le stanze da letto che mi richiedevano il livello 4, eccolo qua, quindi io vorrei vedere a questo punto anche le stanze da letto, perché sinceramente è una cosa che assolutamente vorrei vedere. Non posso io fare un piano superiore, no? Ok, questa è una cosa che effettivamente sarebbe stato bello fare, perché poter aumentare, diciamo così, il piano della nostra locanda non sarebbe stato male, perché le camere le avrei messe al piano superiore, sinceramente, però. Va bene, per adesso le mettiamo giù. Riduzione delle tasse, tutti gli stipendi, meno 30%, assolutamente sì, direi che lo facciamo. Lo facciamo. E qua metterei a sto punto, mettiamo le stanze da letto, però per il letto è 175, quindi devo aspettare un attimo, ragazzi, devo aspettare un attimo di fare qualche soldo perché non ho assolutamente money in questo momento, di conseguenza dobbiamo per forza aspettare. Posso sbloccare qualcosa? No. Bello anche il bagno. Sono curioso di vedere il bagno e anche la cantina. Perché anche questo è figo avere, diciamo, tutta la nostra cantina. Purtroppo non è inclusa nella demo la cantina. Quindi quella non riusciremo comunque a vederla. Però volevo capire almeno il discorso della stanza da letto. Come funzionava. Perché penso che questo ci permetta, di guadagnare ovviamente anche di notte. Chiaramente, sarebbe stato bello poter fare magari anche nella taverna dei corridoi, perché qua ci avrei messo magari un corridoio e qua di lato tutte le stanze da letto, perché se no qua è un po' un casino, perché qua c'è il bar e quindi tipo qua una stanza da letto non credo di poterla mettere, perché se no da dove entrano sti cristiani mi devono praticamente scavalcare il bancone del bar, per cui non è una cosa, insomma, molto molto utile. Allora, adesso la felicità è l'85%. Anche qua vorrei avere magari dei grafici che ci facciano capire in che cosa sono tristi, diciamo, i nostri clienti, in che cosa sono insoddisfatti, in modo da poter eventualmente insomma, modificare. No, allora, in realtà qua me la fa costruire un'altra stanza da letto. Probabilmente riusciranno a passare lo stesso, quindi vabbè, poco male. Poco male, si riesce lo stesso. Allora, mettiamo assolutamente un letto perché sono curioso di vedere a sto punto se qualcuno ci andrà a dormire stanotte, perché ormai siamo quasi di notte e quindi ero assolutamente curioso di vedere chi dorme. Penso che le stanze a letto ci facciano guadagnare parecchio, insomma, immagino. Volevo anche provare a costruire un'altra stanza qua, perché cioè nel caso se io gli faccio un'altra stanza qua, questi come ci arrivano? Devono entrare in camera di quest'altro? Non lo so, sinceramente non lo so. Vorrei appunto provare, vediamo se me la fa costruire. No, e infatti qua non me la fa costruire. Quindi questo è un po' un problema, perché io non posso costruire al di fuori, diciamo, della struttura già fatta. Quindi se io voglio mettergli tipo stanze qua e poi un corridoio, non me lo fa fare, chiaramente. Quindi questo potrebbe essere un po' limitante, per cui bisognerà un attimino capire come gestire la costruzione, che sicuramente non sarà facile, indubbiamente, perché mi devo allargare per forza con la taverna, quindi allargarmi così e poi dietro costruirgli eventualmente altre stanze da letto, fondamentalmente. Non so perché non me la fa costruire qua, probabilmente anche qua mi devo attaccare per forza con la cucina, mi sa, da questi lati. Perché se io invece gli faccio la cucina, probabilmente infatti me la fa fare. Quindi sì, da questo lato riesco ad allargarmi solo ed esclusivamente con la cucina, però potrei passare con la taverna, diciamo qua attorno, praticamente fare un giro di questo tipo e usare questo spazio come un corridoio, fondamentalmente. Mi spiace che rimane uno spazio grosso non utilizzato, perché poi se gli metto tavoli in mezzo, boh, con le stanze da letto lì, non lo so. Questo ci è andato a dormire? Ok, ma dorme di giorno questo, mi ha lasciato anche la mancia sul letto, ma dormi di giorno, zio, è giorno. Vabbè, questo vuole dormire di giorno e lasciamolo dormire di giorno a sto punto. Sì, quindi potrei fare uno spazio qua in modo che si allarga un attimino questa zona ed eventualmente mettere un'altra stanza da letto qua dietro a sto punto. Però poi qua mi rimane comunque dello spazio che non riesco a utilizzare. Che è la Madonna questa? Cos'è che... Ah no, è da rifare il letto.
Ok, ma io ho del perso... Ah, barista... Ah, governante, ok, perché serve la governante, pardon. E anche il barista, ma scusa, il barista adesso non lo faccio io, ne posso assumere due? Ma io provo ad assumerlo, perché mo sono curioso di vedere che mi fa il barista. Cioè, nel senso, c'è già lui che è il proprietario, fondamentalmente. Quindi io ho preso un altro barista. Boh, vediamo, vabbè, la governante viene a fare una stanza sola. E un po' un peccato questa cosa, quindi io metterei comunque un'altra stanza da letto, che secondo me serve tantissimo. Però se io adesso faccio la taverna qua non me la fa fare, è quello che per l'appunto intendevo prima. Quindi è un po' un casino poi gestire la costruzione della taverna, quindi bisognerà poi capire come meglio organizzarla tra spazio della taverna e effettivamente stanze da letto, ovviamente. Però io qua posso sempre comunque fare un tavolo in più, che quantomeno sfrutto lo spazio, dai. È una taverna un po' strana, però va bene. Mancano 4 giorni. Ah, cacchio, perché sono in rosso, porca miseria. Ok, dobbiamo guadagnare, ragazzi, dobbiamo guadagnare una cifra, perché se no andiamo in fallimento, porca miseria. Se no andiamo in fallimento da subito. Ascolta, licenzia un barista, scusami, perché... perché se no qua... No, ok, troppi. No, ne devo assumere uno. Cacchio, ho licenziato l'unico barista che avevo. Ma porcaccia la miseria. Aspettiamo di guadagnare un attimo. Ok. E sì, mi serve un barista però. Perché se no questi non vengono serviti. Mannaggia la miseria, ho sbagliato. Ho sbagliato a licenziare. Perché ne avevo due di barista e non avevo visto qua, pardon. Ne avevo due e giustamente quello l'ho licenziato subito, appena mi arrivano due soldi, perché sennò questi non bevono più. Non c'è nessuno che beve qua senza il barista, mannaggia misera. Dai, 23, dai, forza un po', 31, ho capito, questo sta aspettando in attesa che venga servita la bevanda. Non te la posso dare la bevanda, non c'ho il barista se non mi date due soldi. Dai, forza col barista, mannaggia la miseria. Mannaggia, ma la foto cosa... Ah, ok, posso seguirlo con la telecamera, va bene. E sì, ma devo guadagnare, ho capito. Qua mo sono tutti incazzati come le bisce perché non beve nessuno, giustamente. Questo mi costa 80, mannaggia la miseria. 72 il cuoco. Dai, qualcuno che mi dà due soldi per assumere. Oh, finalmente, vai barista, muoviti. Muoviti barista, veloce, veloce. Ma porcaccia boia. Però no, ho assunto il secondo perché ero curioso di capire come ci stavano qua due baristi. Nel senso che è bello piccolino il bar. Quindi, boh, sinceramente. Guarda la governante che guarda addosso a questa intanto che dorme. Vabbè, ma puoi anche farti un giro, governante. Non è che devi star qua a guardargli addosso alla tizia. Ma che cos'è? No, mi scoccia pagare questa per un'unica stanza. Mi girano un po' le balle perché effettivamente... Cioè, mi sta a rubare lo stipendio questa, praticamente rifà un letto ogni morte di papa. E insomma, un po' mi gira le balle, però d'altronde... Mettere un letto costa un bel po', 175. Adesso vediamo se riusciamo a metterlo. Non sarebbe male, però la vedo dura. Niente, questa gli guarda addosso. Gli guarda addosso ai tizi, non c'è verso, vabbè. Allora, vediamo se riesco... Ma come tre... sì, perché poi a fine giornata passano tutti gli stipendi ed è un bel casino. È un bel casino perché tutti gli stipendi arrivano a fine giornata, quindi vado sotto perché comunque non riesco a guadagnare abbastanza. Poi nella giornata precedente mi è mancato il barista praticamente per tutta la giornata, quindi ovviamente gli incassi sono stati decisamente minori, quindi bisogna adesso risalire e cercare di accumulare abbastanza soldi per ovviamente far fronte alle spese e anche a costruire. Non è facile perché comunque sembrava prima la taverna andare benissimo, invece non è per nulla facile, per cui mi piace sotto questo punto di vista, mi piace perché non è per l'appunto così scontato come sembrava all'inizio, nel senso che all'inizio siamo partiti in quarta a guadagnare subito un bel po' di soldi senza troppi problemi, e invece cioè comunque ho lo staff minimo che mi serve, perché comunque ho giusto due cameriere, il barista e il cuoco e basta, e vabbè la governante che purtroppo credo sia l'unica che serve a poco, però un letto ce l'abbiamo. Io non vorrei che poi senza la governante si incazzano perché il letto non è rifatto, comunque non mi viene utilizzato. Proviamo a licenziarle, vediamo un attimo
colletto sfatto che cosa mi dicono, perché se no a fine giornata gli stipendi mi buttano giù veramente l'ira di Dio. Qua credo che non lo possano utilizzare se non c'è la governante, però a sto punto conviene aspettare assumerla nel momento in cui si guadagna decisamente, decisamente di più. Va bene, ragazzi. Comunque, io direi che per il momento mi posso fermare qui con questa demo, anche perché, come vedete, purtroppo non c'è molto altro, nel senso che sì, si può andare avanti volendo, a giocare, però tutte le altre strutture non sono incluse nella demo. Ci sarebbe giusto questo, che è l'arrosto di tacchino da mettere in cucina. Vabbè, serviamo una pietanza in più, però non è che sia niente di nuovo. E per quanto riguarda camera da letto, anche tutto il resto vedete che non è incluso nella demo, purtroppo neanche la cantina, quindi a livello, diciamo, di contenuti in questa demo non ho purtroppo altro da farvi vedere. Siamo arrivati appunto a livello 5, però come vedete non abbiamo sbloccato niente di nuovo, se non questo appunto, l'arrosto di tacchino, che vabbè, posso mettere eventualmente qua, posso mettere, però poi lui ci lavora qua. Non so se lavora se glielo metto qua. Non, secondo me no. Secondo me non lavora. Beh, posso provare, vediamo. Vediamo se lavora lo stesso, se ce la fa ad arrivare al bancone più che altro, perché non saprei. Questo qua non glielo posso spostare, quindi questo lo devo lasciare per forza qua. Però non lo so, vediamo se ce la fa il cuoco. Vabbè, questo volendo, perché se lo metto qua, poi qua c'è la porta, non so se ci passa. Non ho idea, vabbè, in teoria adesso con l'arrosto di tacchino ovviamente avremmo anche. No, vabbè, lui va lì a lavorare, ok, va lì a mettere i piatti, vedo che passano lo stesso, ci girano attorno, quindi dai. Buona cosa questa, perché almeno riusciamo a gestire, insomma, uno spazio piccolo, a sfruttarlo al 100%, perché sennò ovviamente poteva diventare un problema. Ovviamente con l'arrosto di tacchino adesso potremmo guadagnare decisamente di più, perché comunque lo vendiamo a 15, insomma, e direi che è un'ottima cosa. Comunque, ragazzi, dicevo, quindi io direi che per il momento mi posso fermare qui appunto con questa demo, perché non ho altri contenuti da farvi vedere. Titolo a mio avviso interessante da tenere d'occhio, perché come detto, se gestito bene con appunto la sua gestione economica dei clienti, magari qualcosa in più a livello di costruzione, personalizzazione della taverna e quant'altro, potrebbe non essere assolutamente male, perché comunque la grafica è molto piacevole. Ribadisco, anche un gameplay magari un filino più semplificato rispetto a altri gestionali un po' più complessi, però potrebbe non essere male, sempre che ovviamente questo lasci spazio magari a una gestione più completa, piuttosto che a una personalizzazione e una costruzione un po' più approfondita. Quindi ovviamente bisognerà poi vedere il gioco completo per poter valutare questa cosa. Comunque io lo terrò d'occhio ovviamente, e nel momento in cui uscirà la versione definitiva, chiaramente ve lo riproporrò e vediamo un attimino a che punto, diciamo, sono con lo sviluppo, se uscirà in accesso anticipato o altro. Questo ancora non lo so. Detto questo, ragazzi, comunque fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, come sempre, lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti di YouTube, oltasino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!